E ora spazio alla cucina. Intanto diamo il benvenuto al nostro ospite che troveremo nella scrivania posta nell'ala ovest, Mike, del nostro studio virtual remoto. Sto parlando di Anita Taglialatela da Oslo, anche lei napoletana. Ciao Anita! Ciao Anita! Ciao Anita e benvenuta a Patrimonio Italiano TV. Ciao Angie! Ciao Mike! Ciao Luigi! Anita, sei partita da Napoli dove facevi l'avvocato e hai aperto un laboratorio di pasticceria a Oslo, portando avanti la tradizione della tua famiglia. Perché questa scelta di cambiare vita? Sì, è stata una scelta che ha completamente stravolto la mia vita. In realtà è nato tutto da un evento di delusione, la mia delusione rispetto alla giustizia italiana. Però rispetto a questo evento, diciamo così, negativo, ho reagito facendo quello che poi era in cuor mio già da tanto tempo, perché erano già diversi anni che io pensavo prima o poi di trasferirmi in uno dei paesi del nord Europa. Poi ho visitato la Norvegia, Oslo in particolare, per turismo e ho capito che doveva essere Oslo perché ho sentito un istinto verso questi luoghi. Questo quindi che avevo in cuor mio già da un po' di tempo, più la disillusione rispetto alla giustizia italiana, mi ha indotto a tornare un po' alle mie origini in quanto all'attività, perché la mia è una famiglia di pasticceri da 4 generazioni, e al tempo stesso poi trasferirmi qui in Norvegia, che era il desiderio che comunque avevo già da tanto tempo. E non ci ho pensato due volte, nel senso che ho sentito che istintivamente doveva essere così, ho organizzato la mia vita perché questo avvenisse. Ci ho messo 2 anni per lasciare tutto quello che avevo a Napoli e con ordine, e poi ho fatto effettivamente il grande passo. Com'è la situazione culinaria in Norvegia? Beh, la situazione culinaria in Norvegia di per sé è abbastanza semplice perché qui la cucina è basata su elementi veramente essenziali: carne, pesce, verdure cotte, e anche la stessa pasticceria è estremamente semplice, sono più prodotti da forno che una pasticceria più raffinata come forse la intendiamo noi. Però è anche vero che i norvegesi sono molto curiosi e sono molto aperti a nuove conoscenze, e infatti anche la presenza di molti stranieri sta favorendo il diffondersi di nuove culture culinarie, e quindi arrivano ingredienti e materie prime che magari un tempo non c'erano, e gli stessi norvegesi effettivamente stanno imparando ad utilizzarle, anche perché sono molto curiosi rispetto proprio alla cucina, tant'è che frequentano molto spesso corsi e si divertono tantissimo sotto questo aspetto. E la comunità italiana? Quanta Italia c'è in Norvegia? Sì, certamente conosco moltissimi italiani. Gli italiani sono stati i primi a rivolgersi a me quando io ho cominciato a lavorare qui. Peraltro, la cosa molto bella che avviene è che io spesso faccio delle consegne collettive e do un orario in un giorno prestabilito a tutti coloro che mi hanno chiesto, insomma, la produzione di alcuni dolci, e quindi ci riuniamo tutti nello stesso momento per la consegna e la distribuzione delle mie produzioni. E questo è bello perché ci dà comunque modo di conoscerci, anche tra di loro si conoscono, e spesso sono nate delle amicizie proprio conseguenti a queste mie consegne, essenzialmente, che non sono mai solo consegne, ma ci tratteniamo molto spesso a chiacchierare, a conoscerci. Collabori anche con l'ambasciata, giusto? Sì, ho lavorato diverse volte con l'ambasciata, è stato sempre molto bello perché ho avuto l'opportunità di insomma, portare i miei prodotti ad un livello molto alto, e questo mi ha dato tantissima soddisfazione. Peraltro con l'ambasciatore d'Italia a Oslo c'è diciamo così, un dettaglio, una particolarità che caratterizza il nostro rapporto. Io l'ho conosciuto qui in Norvegia, non l'avevo mai incontrato prima, però effettivamente lui è napoletano ed è nato e cresciuto proprio nella stessa strada in cui i miei genitori e i miei nonni, prima ancora di loro, avevano la loro pasticceria. E lui racconta infatti che quando era bambino passava dalla pasticceria dei miei genitori per comprare la merenda che poi metteva nel suo panierino e che consumava a scuola. È un racconto molto tenero questo. E ho avuto molte opportunità di lavorare, insomma, insieme a loro, e
una volta addirittura ho fatto anche un corso di cucina per i diplomatici presenti a Oslo e ovviamente come dessert ho insegnato loro a fare il diplomatico. Una torta difficilissima, a dire la verità, non proprio tra le più semplici, però se la sono cavata molto bene. Anita, ci racconti qualche aneddoto? Sì, sono molto contenta di questa domanda perché in effetti proprio negli ultimi giorni si è verificato qualcosa di molto molto bello. Avevo letto la notizia di Vincenzo che ha compiuto in questi giorni proprio 100 anni, infatti lui è l'italiano più longevo di Norvegia a quanto pare. E peraltro non è semplicemente italiano, è napoletano e io mi sono sentita di voler partecipare a questo evento di festa, a questo compleanno così speciale, quindi ho cominciato a cercare informazioni su di lui e sono riuscita a trovare il figlio. Gli ho consegnato un dolce speciale, cioè delle delizie al limone, e, speciale perché poi ho saputo che Vincenzo è stato tanto tempo in Italia a Vico Equense, quindi un dolce appropriatissimo per lui. Da questa esperienza è nato anche un libro, vero? Sì, da questa esperienza è nato un libro meraviglioso che ha un oggetto abbastanza vario, non saprei in realtà definire il genere, perché è sui generis essenzialmente. È un libro di ricette, ma è qualcosa anche di ulteriore, è un confronto tra queste due culture, italiana e norvegese, perché racconta la storia di Harald, un mio amico molto speciale, norvegese, che viene a Napoli per fare un corso di cucina e quindi le nostre culture si confrontano continuamente. Eri mai stata in uno studio virtual remoto come il nostro? No, non ero mai stata in uno studio del genere, mi sembra quasi di essere sulla nave stellare Enterprise. Sappiamo che vivi in una barca a vela c'è anche un aneddoto legato proprio alla napoletanità. Ce lo racconti? Sì, vivo in barca a vela, peraltro una barca a vela molto speciale perché batte bandiera norvegese, ma si chiama Partenope, ovviamente. Sì, diciamo che la vita napoletana è molto avvertita anche dai miei vicini di barca della Marina, perché in primo luogo hanno imparato ormai tutta la discografia di Pino Daniele, per come ascolto la musica. E poi, diciamo, c'è un po' un aneddoto speciale da raccontare a proposito dei rapporti di vicinato che ci sono qui in Norvegia, perché noi a Napoli abbiamo l'abitudine di condividere moltissimo, cosa che forse qui manca un po'. I norvegesi sono molto discreti, a differenza di noi napoletani. E quando io a volte ho preparato delle pietanze speciali in barca nella mia casa, diciamo così, ho avuto il piacere di portare ai miei vicini di barca degli assaggi. E la cosa particolare è che in realtà loro poi mi rispondevano che avevano accettato, insomma, con piacere, ma tutti mi dicevano sì sì, poi lo comprerò. E io però rimanevo male di questo, perché ho cercato di fare capire loro che la mia non era una promozione della mia attività imprenditoriale, ma era un modo di essere napoletano. A Napoli, se non lo faccio io quando cucino qualcosa, è il mio vicino di casa a bussare alla mia porta perché sente il profumo e vuole sapere che cosa sto facendo e lo vuole assaggiare. Quindi all'inizio loro questo non lo capivano, ma poi effettivamente adesso sono sempre contenti quando vado a bussare alla porticina della loro barca. Ciao Anita e grazie per essere stata qui con noi. È stato un grande piacere anche per me e saluto tutti gli spettatori con un saluto speciale a questo punto, visto il contesto in cui ci troviamo, un po' di fantascienza. Lunga vita e prosperità. Benissimo!